Insomma, ci stiamo in qualche modo dando da fare per mettere insieme un sistema di relazioni e di associazioni e di realtà che possano diventare anche un interlocutore legittimo nei confronti della pubblica amministrazione locale, ma anche nei confronti della comunità europea. Voi sapete che il settennio che abbiamo davanti, 2014-2020, dal punto di vista della concessione dei fondi strutturali, richiede che le esperienze siano esperienze di sistema e che quindi intervengano su una porzione di territorio di cittadinanza tale da poter sviluppare interventi di sistema. Interventi di sistema intendo un intervento che sia globale e complessivo e che riguardi la qualità della vita all'interno di un dato territorio. Per essere breve, riepilogo qualche cosa che il distretto ha messo in cantiere, diciamo così, in questi ultimi tempi. Noi abbiamo in attivo un corso per europrogettisti. È un corso che per come lo abbiamo pensato insieme a Pierpaolo, che è il coordinatore del corso, è un corso, diciamo così, che presenta degli aspetti di innovazione rispetto a quelli che troviamo in Italia. Gli aspetti di innovazione, uno dei principali aspetti innovativi è quello che riguarda appunto l'economia sociale. Noi abbiamo pensato ad un percorso che possa essere teorico ma anche esperienziale, di progettazione, per cui i partecipanti al corso, e ce ne sono alcuni presenti, nella seconda fase del percorso avranno la possibilità di lavorare direttamente sui progetti che poi potranno essere presentati nelle sedi opportune. Pierpaolo? Sì, a me dispiace un po' per la location, diciamo, tenderei a non interpretare il fattore meteorologico come un segnale, anche se potrebbe esserlo, ma vi dico due o tre cose che si agganciano a quello che diceva Giovanni e forse possono interessarvi anche perché potreste entrare in causa direttamente, e poi lascio la parola agli amici che ci spiegheranno a partire da diverse esperienze, diversi punti di vista un po' che cosa vuol dire declinare concretamente l'idea di economia sociale, trasformarla in progetti, azioni di testimonianza, azioni culturali, eccetera. Allora, la prima cosa è questa. Noi il 12 dicembre ci siamo dati una deadline, questo è bene che lo condividiamo subito, dovremmo lanciare ufficialmente questa idea del distretto a livello nazionale e internazionale. Quindi stiamo lavorando con un piccolo staff sotto traccia, senza essere troppo visibili, per arrivare a quella data e organizzare un convegno che abbia capo e coda, probabilmente qualche parete in più in caso di freddo, però l'idea è fare qualcosa di autorevole e piacevole nello stesso tempo, sia dal punto di vista scientifico che, come dire, del coinvolgimento complessivo da parte di tutti noi. Ve lo dico perché ci si deve muovere in maniera un po' artigianale. Se vi capiterà nelle prossime settimane di risentire questa data, muoviamoci anche con il porta a porta, attraverso i contatti diretti che abbiamo con altre associazioni, e cerchiamo di promuovere un po' tutti questo incontro, se ci riusciamo, anche perché diventa l'occasione per far capire che questo territorio sta recuperando un ruolo laboratoriale, cioè un ruolo per cui comincia a lavorare collettivamente attorno a certe pratiche, e il tema dell'economia sociale non è un tema residuale in questo senso. Seconda questione, la butto là, non so se c'è qualcuno degli organizzatori della Fiera della Sostenibilità qua adesso, però mi sembra, come dire, carino, volevamo parlarne anche con loro, ma ragioniamoci prima di tutto noi, poter fare un passaggio, come dire, un upgrade, verificare se la Fiera della Sostenibilità può
può diventare un appuntamento fisso sull'economia sociale e avere quel carattere, come dire, quell'impatto sovralocale che ha anche il Festival del Brodetto. Quindi chi di noi agisce con un ruolo di testimonianza continua attraverso la propria associazione o incrocia il tema dell'economia sociale perché ne fa un pezzo del proprio lavoro, della propria professionalità, è chiamato in causa in un appuntamento del genere. Io la lancio là, ragioniamoci, se siete d'accordo andiamo a parlare, poi si fa un ragionamento con gli amici che hanno organizzato il tema, la fiera della sostenibilità, e si capisce se possiamo rilanciare, magari anche pensando a, come dire, delle location un po' meno provvisorie, ad acquisire un po' di legittimità e di visibilità in più. Se uniamo le forze è possibile che riusciamo a dare spazio un po' alle nostre esperienze. La terza questione, stamattina, non so se è un segno positivo da prendere con le pinze oppure se è davvero un dato su cui lavorare, c'è stato un incontro al Comune di Fano tra tutti i dirigenti, i funzionari e i tecnici e un paio di persone, tra cui c'ero anche io a nome del distretto, che erano un po' più esperte sul tema dell'europrogettazione e della progettazione europea. Dobbiamo capire se questa partita rilanciarla a Pesaro, a Urbino, almeno nei comuni che sono un po' più strategici e centrali all'interno della provincia. Cioè, potremmo pensare a mettere in piedi un piccolo gruppo che si raccorda con comuni, unioni di comuni, anche con quelli medio piccoli ma che hanno un peso specifico grosso, penso a Pergola sulla partita dell'ospedale piuttosto che ad altri comuni, per vedere di svegliare, lo dico con molto affetto, un po' gli amministrativi, chi ha un ruolo più istituzionale, perché una cosa è certa, far capire a un referente istituzionale che cos'è l'economia sociale e perché vale la pena di investire su questo è una cosa abbastanza complicata. Voi lo vedete, si fa fatica anche adesso, al di là delle condizioni meteorologiche, anche a compattarci, c'è stanchezza in giro, questa, come dire, anche nel nostro mondo, penso a chi viene più dal mondo del terzo settore o comunque si muove nell'ambito del mondo dell'economia sociale, c'è una inerzialità che è dovuta forse in parte a questi anni che ci hanno sfiancato, ci hanno delegittimato, in parte al fatto che si è persa proprio l'abitudine di riprendere in maniera attiva a fare un lavoro di territorio. Ebbene, siamo sostanzialmente affaticati, si fa fatica a mettere insieme più realtà e a farle ragionare. Le iniziative molto difficilmente, a meno che non sono di fundraising o molto centrate su alcuni temi specifici, fanno fatica a decollare. Questo è un tema che dobbiamo incominciare ad affrontare con coraggio, anche perché tra di noi c'è chi si occupa in maniera professionale anche di comunicazione, non penso solo a chi sta nel coworking, ma penso anche a gruppi giovanili che magari in maniera creativa questo tema lo esplorano di continuo attraverso il web 2.0, le social community. Vediamo se mettere insieme questi saperi, queste esperienze e fare un ragionamento più complessivo sulla partita della comunicazione può aiutarci a risvegliare anche in questo caso un po' il territorio. Le esperienze che volevamo presentarvi sono tre e magari è opportuno condividere con chi presenterà queste esperienze che cosa fanno, come lo fanno, perché può dare spunti anche a noi che lavoriamo magari in altre realtà utili a rilanciare una serie di temi, può permettere di costruire delle connessioni. Però prima di passare la parola, un minuto solo vi rubo, a chi rappresenterà un po' queste esperienze, a partire da Michele Gianni, per parlare poi di Ronny, della cooperativa Punto Doc, c'è Lilli che rappresenta un po' questa esperienza del corso di europrogettazione. Fatemi dire una cosa che riguarda proprio il tema dell'economia sociale, così ci sintonizziamo rispetto a questo, vediamo se siamo d'accordo o se anche questa può diventare un'occasione per litigare, almeno segnare delle differenze che possono essere utili. Allora,
stanno prevalendo due logiche, come dire, due culture attorno all'economia sociale. La prima, fare economia sociale vuol dire fare impresa sociale, quindi è una logica, come dire, anche molto accreditata a livello europeo, per cui fare economia sociale vuol dire sostanzialmente diventare attori della cooperazione sociale territoriale. Per imprese sociali si intende, diciamo, prevalentemente questo. Adesso poi come imprese sociali, con il riordino, adesso c'è una, sì. Bisogna vedere con la riforma sul terzo settore che caratteristiche assume l'impresa sociale, anche perché come succede di solito negli ultimi anni, chi legifera si dovrebbe occupare anche dei decreti attuativi. In altri paesi europei sono gli amministrativi, i dirigenti della macchina statale ad occuparsi della parte più attuativa. Da noi c'è questa sovrapposizione stramba per cui si intasano le leggi, una legge che passa non è detto che produca degli effetti. Però detto questo, perdonatemi, c'è da fare un ragionamento serio, perché potrebbe prevalere anche da noi, e non è una cosa illegittima, o voglio dire dolorosa. Stiamo parlando di un punto di vista su cui ci si può sintonizzare, si può anche essere un po' in disaccordo. In questo caso, chi farà impresa sociale sarà chi sta all'interno del mondo della cooperazione e deve andare un po' a ridefinire, a riorganizzare questo stesso mondo, stressando un po' più una serie di elementi che riguardano l'impresa, la competizione, il tema del mercato, eccetera. C'è un altro paradigma poi che sta prendendo piede, che è quello dell'economia sociale intesa come ambito, apprende varie espressioni, ha vari nomi tutto questo, economia civile, economia di comunità, qualcuno adesso ha tirato fuori l'espressione economia di comunione. Cioè, in questo paradigma, come dire, privilegia il fatto che a contribuire a costruire economia sul territorio siano sostanzialmente i soggetti non profit, dall'associazionismo al volontariato, a chi si occupa di cittadinanza organizzata, ai comitati di quartiere, se esistono nelle città, eccetera. Entrambi, come dire, gli orientamenti sono molto interessanti, ma testimoniano una cosa, cioè un ruolo debole da parte sia dell'ente locale, delle istituzioni, sia del mondo delle imprese, che hanno una responsabilità diretta da declinare e come dire, agire se vogliamo parlare di qualità della vita nei territori. Il tentativo che stiamo facendo noi in un territorio che è quello della provincia di Pesaro Urbino, che non è detto sia così abituato a ragionare in questi termini, è invece quello di chiamare in causa con una politica dei piccoli passi, sapendo che qualcuno aderisce, qualcun altro potrà essere sospettoso nei confronti del distretto, qualcuno potrà entrarci strumentalmente. Ebbene, quello che dovremmo provare a fare noi è mettere insieme proprio questi mondi diversi, cioè evitare un approccio ideologico per cui è nel terzo settore che ci sono i buoni e nel mondo delle imprese che ci sono i cattivi, riconoscere quegli imprenditori un po' più attenti al territorio come dei compagni di viaggio, e soprattutto la cosa più delicata, è l'impressione che ha avuto oggi al Comune di Fano, è stata questa, è stata ben precisa. In questo senso bisogna portare le istituzioni locali a lavorare su questi temi per due motivi. E chiudo. Uno, perché quasi tutti i settori di cui si occupa l'economia sociale sono settori potenzialmente in espansione: cultura, patrimonio, green economy, economia bianca legata al tema del welfare e delle politiche sociali, eccetera, eccetera. E il secondo motivo, ancora più delicato, è che si deve ricostruire quel legame tra azione politica, politiche pubbliche e qualità della vita, tema della qualità della vita e del benessere nei territori, che noi in maniera novecentesca ma molto legittima, lo dico col massimo rispetto, abbiamo fino ad oggi magari declinato in termini di politiche fiscali, redistributive, partecipazione, eguaglianza delle opportunità. Oggi va
un po' riletto alla luce di questi paradigmi complessivi, quello dell'economia sociale, che però possono fare presa per un motivo, perché si fondano, oltre che su un'idea di sistema societario, anche molto sul territorio, il livello locale, la valorizzazione del livello locale, e soprattutto possono avere terra, come dire, non sono giganti coi piedi d'argilla, perché tutta la partita europea delle risorse pubbliche europee può essere davvero utilizzata anche in questo senso, cioè per dare gambe a una progettazione che in realtà può sembrare legata semplicemente a delle scelte culturali o a delle scelte valoriali. Noi dobbiamo avere il coraggio di declinarlo, un progetto di città che ruoti attorno all'economia sociale, ma sicuro che sarà molto faticoso, lo sapete meglio di me perché qualcuno di voi è molto più, come dire, esperto addentro a certe cose. Se siete d'accordo, facciamo così, diamo spazio agli interventi, io direi 10 minuti a testa, per capire che angolatura può prendere, guardate, anche un corso di formazione quando gli si dà un taglio che riguarda un certo approccio, una certa metodologia che stressa la dimensione della partecipazione, come dire, ed evita quell'approccio asfittico da fondo sociale europeo. Qualcuno di voi avrà fatto dei corsi professionali piuttosto, per cui è tutto proceduralizzato, è tutto legato ad una presenza, una partecipazione frontale da parte di chi sarà Lilli, che ci darà una mano a ricostruire in maniera molto libera, anche critica, un po' quello che sta succedendo. E poi parliamo di perché no, che potrebbe diventare, dobbiamo fare un ragionamento in questo senso che va chiuso a settembre, a fine settembre, quello spazio che ospita anche tutto il dibattito attorno all'economia sociale che faremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo dico con il massimo rispetto e la massima simpatia, perché questo è un tentativo di qualità alta, secondo me, lo ripeto sempre, quando parliamo di riviste locali collegate al territorio. Se voi guardate a Roma o a Milano, dove hanno qualche strumentuccio in più, roba che ha un livello, è di un livello molto involuto rispetto a questo. Quindi questo è un tentativo serio di legittimare realtà come le nostre, che possono davvero avere un ruolo di avamposto, come dire, sperimentale rispetto alle grosse metropoli che sono soffocate dai problemi quotidiani che qua tocchiamo comunque. E poi c'è l'intervento di Ronny e del co-working, che rappresenta, diciamo, una realtà che fa da interfaccia tra il mondo delle imprese e il mondo e il territorio. È un'esperienza nuova, relativamente nuova, la loro esperienza non è affatto nuova, e lui ci aiuterà a capire con un po' di esempi pratici anche questo vivere il limite, cioè il raccordo con la responsabilità, con temi come responsabilità sociale d'impresa, comunità locale, territorio, progettazione europea, loro come lo gestiscono nel quotidiano. Io direi che se poi vogliamo intervenire in qualsiasi momento, interveniamo e cerchiamo di chiudere tutto in una mezz'oretta, 40 minuti, poi ci facciamo risentire magari noi per capire se è possibile più avanti organizzare un convegno ad hoc, rilanciare un attimo, perché alla fine non siamo pochissimi, grazie a tutti voi che siete presenti, ma sicuramente è arrivato il momento di dare continuità a questi appuntamenti. Non so se tu la vuoi fare alla fine la presentazione. Io dovevo parlare della provincia felice col punto interrogativo. Allora, tu introduci gli elementi depressivi prima che loro parlino e poi diamo la parola a voi. Che dici, ce la fai in una decina di minuti a fissare i punti? Sì, ma facciamolo alla fine questo. Meglio chiudere con un messaggio di pace. Sì, ma dopo c'è. Se c'è, allora glielo lasciamo alla fine. C'è un'analisi proprio. Partirei con Lilli, poi Michele Gianni e poi voi. Chiaramente noi utilizziamo loro per fare domande, stuzzicarli, capire cosa ci torna, cosa non ci torna. Grazie a voi. 10 minuti per adesso, poi ritorniamo sulle varie cose. Grazie a voi.
Io sono Lili. Alza la voce. Sì, sono Lili Simbari. Alzati in piedi. Sì. Sono Lili Simbari e sono una partecipante al corso di Europrogettazione 2020, organizzato dal Distretto di Economia Sociale in collaborazione con la Fondazione NAIP di Rimini, Zavatta di Rimini. Sono il portavoce oggi di questo gruppo di lavoro di 19 persone e spero comunque di trasmettere, siamo a metà del percorso perché è un corso di formazione europrogettazione di 112 ore e noi abbiamo sospeso adesso per la pausa estiva, siamo quasi al 50%, e la pausa estiva, oltre che l'intervento di stasera, mi ha dato anche la possibilità un po' di riflettere e vedere a che punto insomma siamo arrivati e che bagaglio abbiamo acquisito sinora. Dal punto di vista quando incontro, per dire, persone mi chiedono allora come va la partecipazione al corso di Europrogettazione, io rispondo sempre in maniera informale tosto. Dopo, ripensando all'intervento di stasera, dico no, denso forse è una parola importante da sottolineare, denso nel senso che è un corso rivolto, e in questo mi collego agli interventi precedenti, a un target, le persone che partecipano provengono da mondi differenti, da soggetti, i soggetti coinvolti sono le cooperative sociali, sono le imprese, le associazioni di categoria, con Confindustria, e quindi già nell'impatto e nel coinvolgimento dell'utenza c'è stato molto forte un messaggio importante, e questo ci ha dato elementi ci ha dato la possibilità di confrontarci appunto fra di noi. Denso perché sono professionisti, quindi occupati, è rivolto ad occupati, e quindi sono rappresentanti del mondo del lavoro che vengono comunque già carichi di esperienze pregresse e si ha la possibilità quindi anche di un confronto e di un impatto reale con il territorio. E dal punto di vista la densità chiaramente del progetto formativo si evince anche dai docenti, che al di là dei contenuti che questa sera sono... Non c'è tempo per esplicitare, però al di là dei contenuti testimoniano proprio quello che è il discorso di un corso di formazione, di europrogettazione, ma che si inserisce in un percorso più vasto che quello dell'economia sociale. Nel senso che sia dal punto di vista dei contenuti, mi ha colpito un docente, il dottor Bellardi, quando ci ha presentato appunto il discorso dell'Euroregione Adriatica, che ha esordito il suo intervento dicendo che costruire figure professionali come progettisti significa anche un impegno. Chi decide di fare questa professione a 360 gradi, anche come stile di vita e come esperienza. Questa è una voce che comunque è emersa in tutto lo staff docenti, di esperienza concreta e di trasmissione immediata, non solo delle nozioni chiaramente, ma anche di uno stile, di un messaggio forte. E quindi noi siamo a metà del percorso e mi chiedevo, ok, dal punto di vista dei contenuti noi siamo stati messi nelle condizioni di avere tutti gli strumenti necessari, quindi abbiamo la piattaforma che ci consente appunto di interfacciarci e di avere tutti i documenti a portata di mano in tempo reale, abbiamo l'utilizzo del computer, le schede, abbiamo cominciato a lavorare, perché poi c'è moltissimo e molto forte anche l'approccio esperienziale, quindi di mettere effettivamente le mani in pasta, e quindi non una formazione di tipo frontale, un vero e proprio laboratorio. Ma la cosa su cui io mi sono soffermata maggiormente è più l'acquisizione di competenze, non solo dal punto di vista tecnico, quindi contenutistico, perché siamo partiti dall'approfondimento dell'architettura dell'Unione Europea e fino ai fondi strutturali, ai PON, quindi anche a livello di contenuti, con tutti i docenti e con tutte le slide che non hanno fornito solo materiale di tipo nozionistico, ma anche proprio le schede,
gli emendamenti, eccetera, i siti utili, eccetera. Ma anche e soprattutto tutta una serie di competenze che io chiamerei sottili, cioè tutta una serie di competenze o metacompetenze che magari non sono solo dal punto di vista nozionistico, ma che ci consentono poi di integrarci in un progetto di tipo sociale. Qui avevo appuntato intanto la valutazione, quindi questo, qui entriamo proprio in che modo si declina poi, come diceva Pierpaolo, come noi respiriamo il discorso dell'economia sociale all'interno di un corso di formazione, e quindi anche la valutazione, nel senso che io, per la poca esperienza che ho, però ecco, nella prima fase noi abbiamo fatto appunto la valutazione, anche perché provenendo da settori completamente diversi, con linguaggi e rappresentando un modo di lavorare diverso, intanto ci siamo chiesti in che modo potevamo avere accompagnati un linguaggio comune che potesse essere di impatto e di trasmissione all'interno delle nostre organizzazioni, all'interno del gruppo in primis e nel territorio poi, e quindi man mano allargarci per poi arrivare poi effettivamente a quello che è un progetto multicomplesso come quello che è il nostro obiettivo. E quindi una valutazione anche di anche un'autovalutazione, ecco, anche questo è stato molto importante, perché indipendentemente dal discorso della sostenibilità e quindi del mantenimento e della riqualificazione in temi di posto di lavoro, è anche una ridefinizione nostra, e questo è avvenuto anche in un clima di accompagnamento ma anche di estrema partecipazione, nel senso che siamo stati comunque accompagnati nella definizione di quelli che erano ruoli che potessero valorizzare il singolo individuo con le sue caratteristiche e la circolarità delle competenze di tutti in un linguaggio comune, ma anche l'obiettivo centrale, che è quello di creare professionisti in uscita che sappiano produrre dei progetti. Un minuto? Allora, sottolineo uno degli aspetti più importanti, a parte la governance orizzontale, che anche la presenza, ecco, sono diventate per noi che lavoriamo, che siamo all'interno di questo progetto, è diventata un'esperienza. Quindi, nel senso, io sono qui perché comunque è stato proposto chi voleva fare l'intervento, e quindi c'è stata la possibilità di intervenire. E poi una cosa importante è la progettazione europea multicomplessa e spazio di connessione. Quindi cercare attraverso, appunto, come diceva Pierpaolo, abbiamo lavorato anche sul tema dell'economia sociale, su che cos'è l'economia sociale, è stato interessante per me, buttando giù queste due righe, vedere in che modo poi concretamente questo è avvenuto. Mi chiedevo, ok, io non ho scritto nulla sull'economia sociale, come mi integro con gli altri interventi? E dopo, quando ho scritto le ultime parole chiavi, mi sono accorta che tutto quello che sopra analisi del fabbisogno, un progetto che sia una reale risposta a un bisogno reale, la capacità di avere uno spirito di ricerca scientifico, la valorizzazione di quelle esperienze informali e territoriali che messe insieme possono dare comunque una risposta progettuale, un'idea importante, la formazione, visto che comunque questo è un corso di formazione, e anche la formazione centrata sulla persona, nel senso che sono percorsi individuali che sono di valorizzazione delle competenze di ciascuno per poter poi attraverso questo spazio di connessione che non si esaurisce, per dire, una delle cose più importanti è la costruzione del partenariato. Io ho già avuto esperienza di progettazione e quindi davo per scontato che la costruzione del partenariato era di un certo tipo. Invece a noi ci sono stati offerti strumenti importanti per quanto riguarda la comunicazione, ma non nel senso tecnico del termine, ma anche proprio di come poter costruire un partenariato essendo autorevoli, capaci di impostare relazioni, attivare quelle risorse e facilitare questo sistema di connessioni.
e allo stesso tempo la ricerca di partner affidabili. Dall'altro lato, quando si ritorna all'autorevolezza, è sicuramente l'affidabilità che ha a che fare anche con noi nel riconoscimento di quelle che sono le competenze che emergono comunque da questo territorio e lavorare insieme, anche questo. E basta. Tanto poi riprendiamo. Grazie. Basta, grazie. Siccome Lilli non è abituata allo schema marxiano, analisi, critica, proposta, vi dico anche quali sono velocemente due o tre punti di caduta, perché bisogna essere molto chiari, cioè quali sono i rischi di un percorso che potrebbe non andare a buon fine. Uno, e qua chi vuole intendere intenda, perché molti di noi fanno parte di organizzazioni del territorio. C'è un telefono che squilla. Un problema sarà di portare queste competenze nelle proprie organizzazioni che non sono necessariamente abituate a muoversi in questo modo, e qua il problema è l'iniziativa personale, l'autorevolezza personale, la possibilità reale di scambio e comunicazione tra la persona che partecipa e l'organizzazione, perché rischia tutto di morire alla fine del corso con il fatto che non si lavora poi all'interno dell'organizzazione. Quindi noi dovremmo trovare un modo per continuare a dialogare attraverso i partecipanti con le rispettive organizzazioni e per continuare a lavorare sulla rete. Il secondo punto di caduta, molto velocemente l'ultimo, o meglio il secondo rischio, è che molti mollino con la consapevolezza di aver fatto un percorso abbastanza pesante, ma che non è assolutamente sufficiente per incominciare a progettare con l'Unione Europea, ma muovendosi con uno stile, come dire, un approccio simile a quello che abbiamo provato a descrivere parlando di economia sociale del corso, quindi per testimoniare anche un modo diverso di intendere le relazioni sociali, le relazioni di rete, la politica, ci vogliono anni, anni e anni, e chiaramente nessuno nasce imparato, e anche quando riesci un po' a riprodurlo, quello stile pecchi sempre, fai sempre errori, ci mancherebbe, però uno dei problemi sarà proprio l'impatto culturale che avrà un approccio del genere sul territorio e tra chi il territorio lo pratica, le associazioni, la provincia piuttosto che l'ente locale. Cioè, quando penso al distretto di economia distretto integrato di economia sociale, penso ad una ipotesi di economia sostenibile, siamo alla fiera della sostenibilità, un'economia che guardi alla dignità delle persone, che quindi cerchi di creare un sistema economico che appunto sia sostenibile, rispettoso della dignità delle persone, eccetera. Quindi un modello di economia lontanissimo da quello che viviamo tutti i giorni. Allora, mi veniva di fare il paragone col commercio equo e solidale. Quando negli anni 80 abbiamo promosso le prime iniziative, non avevamo come obiettivo quello di dire un giorno tutto il commercio sarà equo e solidale. Però quel segnale di commercio equo e solidale significava: c'è un commercio diseguale e ingiusto, è possibile un commercio diverso. Al di là della capacità di espandere proprio il mercato del commercio solidale, che in alcune situazioni, penso alla Svizzera, è arrivato anche a cifre significative, diverso per cento del commercio complessivo, però è un segnale importante. Ecco. A me sembra importante che la stessa cosa avvenga per l'economia sociale, cioè auspicando che un giorno tutta l'economia sia con queste caratteristiche, secondo me non si può non mentre si promuove questo tipo di economia, non si può dimenticare una feroce critica alla economia che abbiamo oggi, perché noi cerchiamo di fare una distretto integrato economia sociale con delle cifre, con una disponibilità economica che è risibile rispetto al sistema finanziario economico mondiale, che va in tutt'altra direzione. Mi colpiva ieri la tangente dell'ENI è circa più di un miliardo di dollari, la sola tangente. E giustamente commentava qualche giornalista, in
confronto la famosa tangente Enimont Bruscolini, insomma, la Mancia. Ecco, cioè siamo in questo contesto di economia sociale in cui cerchiamo di individuare delle piste dentro un sistema economico gigantesco, profondamente ingiusto, che ha diviso il mondo in un gruppo, il mondo in pochissimi ricchi e tantissimi poveri, e l'Italia, ce lo ricordiamo sempre, perché è un dato, io credo, dovrebbe essere il, qui ce lo dovrebbero scrivere, se questo fosse il tavolo del governo, dovrebbero avercelo lì tutti i giorni, il 50% della ricchezza nazionale in mano al 10%. Dunque, quella è la prima questione da mettere sul tappeto, invece sembra non interessi a nessuno. Ecco, cioè, mi sembrerebbe importante, per chiudere, tenere sempre presente, da una parte promuovere queste belle iniziative che avete raccontato, dall'altra anche attraverso, magari, perché no, mantenere viva la critica ad un sistema che è profondamente ingiusto, che se non ci riusciamo a mettere le mani e a cambiarlo in qualche modo, rischiamo di essere il fiore all'occhiello, o comunque, ecco, come si dice certe volte, la croce rossa in un sistema che invece non si riesce a smuovere di una virgola. Trasarti è stato coraggiosissimo a questo proposito. Leggerete nel prossimo numero di Perché No, che invece un nostro legislatore è stato piuttosto timido nel doversi caratterizzare di fronte a un tema del genere. Lo leggerete nel prossimo numero di Perché No, di questa timidezza. Grazie. Fate girare, chi altro vuole intervenire? Sono perdito, mozzato. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Posso semplicemente aggiungere, però divento noioso, che accanto al tema dell'economia, un altro tema, se dobbiamo ragionare in termini redistributivi, è quello della redistribuzione dei saperi, delle responsabilità e del potere inteso come capacità e possibilità di partecipare e codecidere nei territori. Cioè, il quadro si completa, a mio avviso, se teniamo insieme questi elementi immateriali e questo elemento strutturale, perché i codici per eventualmente aprire quella benedetta porta che riguarda una società un po' più corretta, più giusta, sono codici che riguardano sia la questione annosa dell'economia oggi, sia il modo in cui andiamo a redistribuire saperi, competenze, conoscenze, responsabilità e andiamo a creare spazi decisionali comuni, spazi aperti, e mi pare che in questo senso questo sia un altro tema che fa come dire, che accomuna tutti noi, sia nell'esperienza di Perché No che in quella del coworking. C'è dentro anche questa roba, così come in parte nella formazione. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se no diamo la parola a Maurizio e poi ci lasciamo, però io farei una cosa, siccome vedo molte persone nuove, vi chiederei cortesemente di far girare un foglio con delle mail, perché mai come oggi ci si deve muovere, ve lo diceva, in maniera un po' artigianale, quindi vi facciamo avere informazioni su quello che sta succedendo, se vi va molti di voi potrebbero provare a diffonderle ulteriormente, però non perdiamo l'occasione di rappresentare anche un po' noi stessi, degli amplificatori in questo senso, cioè se ci va con la massima libertà, per cui facciamo girare un foglio in modo molto veloce, ci fate la cortesia di darci una mail, oltre a mettere un nome? Grazie. Lascio la parola a Maurizio e poi eventualmente ritorniamo su alcune cose. Allora, io mi ero posto questa, cioè avevo impostato quello che poteva essere il mio intervento su una lettura di un documento che la provincia di Pesaro d'Urbino ha elaborato per quella sperimentazione che è stata fatta in Italia sul benessere ecosostenibile, fatta insieme tra ICNEL e l'Istat. Questo documento, che tra l'altro è del 2013, quindi abbastanza recente, ha alcune, voglio dire, fa alcune analisi con alcuni indicatori
che adesso sinteticamente vi illustro, perché la mia domanda era: noi eravamo partiti da un'idea che poi era uno slogan del presidente della provincia, che ora è il sindaco di Pesaro, che era la provincia felice. Quello che io mi sono domandato è, siccome poi questa provincia, voglio dire, oggi felice non lo è più, anzi, voglio dire, se guardiamo alcuni indicatori vediamo che siamo arretrati rispetto anche alle altre province marchigiane, se quel modello di sviluppo su cui noi avevamo, come dire, messo assieme questa fase, che era una fase espansiva, pensate che qui nel nostro comune, nel momento in cui partì la cantieristica navale, tutti ormai eravamo convinti che questa cantieristica navale ci avrebbe portato sviluppo economico, benessere, occupazione, e poi nel momento in cui tutto è crollato, e come è crollato comunque Luciano, come dire, l'ha detto, perché c'era un tipo di economia che è stata sempre impostata con altre finalità, con altre modalità in termini anche di ricadute dei profitti. Pensate che nella nostra città negli ultimi 10 anni, prima della grande crisi, arrivavano a Fano più di 1000 persone all'anno, cioè noi crescevamo, siamo passati da 54.000 abitanti a 64.000 abitanti nel giro di 10 anni, con un tasso di crescita di 1000 persone all'anno. E nel 2006-2007 il rapporto annuale dell'Istat al capitolo secondo, migrazioni interne, poneva Fano, il suo bacino, diciamo così, del centro per l'impiego, quindi voglio dire quell'area geografica vasta che comprendeva anche parte del nostro entroterra, tra quei bacini di occupazione che attiravano di più immigrati dal sud dell'Italia. Addirittura percentualmente il nostro comune e il suo comprensorio aveva degli indicatori, naturalmente sempre voglio dire percentualmente, simili al triangolo industriale di Parma, Reggio e Modena. Nel nostro territorio sono arrivati, come dire, in quel periodo più di 5.000 immigrati del sud, che si distribuivano poi in parte a Marotta, in parte nelle frazioni, cioè nei comuni di Cartoceto, Calcinelli, perché naturalmente i costi degli affitti erano minori. Quindi questo, se era un modello di sviluppo della provincia felice, voglio dire, dobbiamo, come dire, riandare a rileggerlo per vedere che tipo, voglio dire, di felicità ha dato e che tipo poi di quell'impatto di un'economia di rapina qual è stata ha portato poi le conseguenze in termini poi di soggetti che oggi si trovano in gravi difficoltà, e quindi da questo punto di vista, come dire, è anche quello un processo che va letto rispetto a questi anche obiettivi di una provincia felice. Se voi pensate che sempre in quel periodo noi avevamo a Fano circa 80 società di lavoro interinale, 80 società di lavoro interinale, voi vi rendete conto, voglio dire, qual era, diciamo così, la rotazione in quel processo dal punto di vista poi anche dei passaggi, perché queste persone passavano dalle società interinali e poi passavano alle imprese. Oggi abbiamo visto la trasformazione, quindi la chiusura delle società interinali e l'apertura dei Comprooro e l'apertura delle sale gioco, cioè praticamente c'è stata, voglio dire, una trasformazione dal punto di vista anche proprio fisico di quei luoghi, di quelle strutture, in maniera, voglio dire, da dare questa dimensione del cambiamento, dello sviluppo. Dai dati iniziamo con la sanità, perché naturalmente la sanità è al centro proprio in questo momento, in questi anni, di una serie di anche dibattiti, discussioni che stanno, come dire, al centro
dell'interesse dei politici, quando ci sono momenti assembleari la sanità risulta essere quella, come dire, più gettonata. Per la sanità la nostra provincia aveva dei dati che riguardavano le condizioni di salute misurati dalla speranza di vita alla nascita, migliori rispetto all'Italia e rispetto anche alla, diciamo così, a quella parte dell'Italia che era, diciamo così, nel centro. 80,5% erano, voglio dire, era misurata la speranza di vita contro il 79,4% dell'Italia. È in linea con quelli della regione, sia per quanto riguarda i maschi che per le femmine. Anche il tasso di mortalità infantile e il tasso di mortalità per tumore della popolazione tra i 20 e i 64 anni risultavano inferiori a quelli nazionali. Ma la sanità, come ben sappiamo, non è solo l'ospedale, non è solo la risposta, come dire, a quella domanda specifica di bisogno che si va a incrociare nei pronto soccorsi, ma è la sanità territoriale. E qui evidentemente, come dire, il nostro sistema della provincia Felice non ha funzionato, per cui abbiamo dei dati che Vito riporta sempre per quanto riguarda la fragilità della salute mentale, ma abbiamo anche dei dati che riguarda la domiciliarità e i servizi territoriali per gli anziani, che sono molto più critici, molto più, diciamo così, molto meno positivi di quello che naturalmente i dati macro che riguardano la speranza di vita ci danno rispetto a questo obiettivo. L'istruzione e la formazione. I punteggi ottenuti nelle prove di competenze alfabetiche e di competenze numeriche degli studenti delle classi seconde della scuola superiore ci danno una provincia che per i livelli di competenze risulta essere maggiore delle corrispondenti livelli di competenze dei giovani in queste fasce d'età, in queste scuole, a livello nazionale. Le percentuali di residenti che frequentano le scuole superiori sono però inferiori a quelli che noi abbiamo nella nostra regione e in linea con quelli nazionali. Anche la quota di residenti iscritti all'università è inferiore a quella delle Marche e a quelli dell'Italia, ma la differenza viene annullata se si considerano gli iscritti ai corsi di laurea del gruppo scientifico e tecnologico. La percentuale dei residenti con età compresa tra i 20 e i 64 con la sola licenza media è simile a quella della regione e inferiore a quella nazionale. Noi recentemente abbiamo fatto un'indagine sui nostri residenti, parlo di Fano, all'estero, iscritti all'ARE, che è praticamente lo strumento con cui l'anagrafe dei residenti all'estero italiani. Abbiamo evidenziato che dal 2007 al 2014 sono aumentati di più di 600 unità i cittadini che sono andati all'estero. Siamo passati da 2.500 residenti all'estero a più di 3.000. Se noi andiamo a vedere nello specifico chi è partito, vediamo che la quota più, diciamo, consistente è quella dei giovani, molti di questi laureati. Il lavoro. Gli indicatori che riguardano il lavoro risultano, per quanto riguarda la nostra provincia, molto negativi. Già nel 2012 il Censis, nel suo rapporto annuale sullo stato del paese, aveva inserito la nostra provincia come la prima in Italia ad aver risentito della crisi e aver peggiorato la situazione economica rispetto alla condizione pre-crisi. È di questi giorni la doccia fredda che ci è arrivata da solo 24 ore, che ha stillato la classifica provincia per provincia sulle assunzioni previste dalle imprese per l'anno 2014, rielaborando i dati di Unioncamere, e per la nostra provincia il dato è meno 16%. Quindi
2230 posti nuovi previsti, tra cui i non stagionali, 350 in meno rispetto all'anno scorso, dato che ci colloca con la maglia nera anche nella regione Marche e ci fa scendere anche di molti posti in classifica in Italia. Ma non c'erano bisogno dei dati del Sole 24 Ore, perché il dato Istat della disoccupazione della nostra provincia è passato dal 4,7% nel 2010 all'11,1% nel 2013. Lo stock dei disoccupati al 36/2013 a Fano e nel suo bacino comprensoriale del centro per l'impiego è di 12.675 persone e nel 2014 è salito a 15.049. Quindi sembra ormai un secolo fa, quando qui arrivava la gente che naturalmente veniva a lavorare e il lavoro la trovava anche, diciamo così, senza, voglio dire, passare attraverso, come dire, tanti canali che oggi invece necessitano per poi avere la possibilità di trovare un'occupazione. Considerando poi un aspetto che naturalmente risulta interessante, che è quello del paesaggio, del patrimonio culturale, un altro indicatore che riguardava la provincia Felice, le percentuali di edifici storici e ben conservati che sono nella nostra provincia è maggiore di quella osservata a livello nazionale e regionale. Tra il 1990 e il 2000 il consumo di suolo da nuova edificazione ed espansione urbana negli spazi rurali è stato molto più elevato nel nostro territorio provinciale che in Italia e ancora di più se confrontato con la regione Marche. Quindi qui si è costruito molto, forse si è costruito anche troppo, perché dall'indagine Istat, quella del censimento che è stato fatto nel 2011, a Fano risultano 7.000 case in più rispetto a quelle, diciamo, occupate da residenti, senza tener conto quelle che sono rimaste, come dire, incompiute o ancora non accatastate, con, come dire, i cantieri fermi, con le impalcature ancora fuori. Per gli altri due indicatori di qualità ambientale, la balneabilità delle del mare e la disponibilità di verde urbano, la provincia si colloca sopra la media nazionale. Per i rifiuti urbani smaltiti in discarica nel territorio, invece, siamo, come dire, un po' più indietro degli altri comuni della provincia e degli altri comuni della regione e un poco più sopra di quelli dell'Italia. Tornando a un settore estremamente interessante, la cultura, che muove anche il turismo, Pesaro risulta al terzo posto tra le province in Italia per incidenza di valore aggiunto e occupazione del sistema produttivo culturale. Questo intreccio tra bellezza, creatività, saperi artigianali ha prodotto un valore aggiunto in una provincia che deve sicuramente investire a tutto campo in questo settore per la sua ripresa. Da una recente indagine fatta dal consorzio Aster, quello di Bonomi, Fondazione Simbola e Union Camera, si evince che la nostra provincia risulta essere la prima in Italia per, diciamo così, investimento sulla cultura. Un'Italia in cui le imprese che fanno forza, come dice il consorzio Aster, sulla comunità e sul mondo associativo, hanno maggiore chance di resistere alla crisi. Secondo i ricercatori, la natura territoriale e collaborativa del nostro sistema produttivo, delle cooperative, ai distretti e le reti d'impresa, e l'attitudine dei cittadini all'iniziativa e alla partecipazione, dal co-working all'azionariato sociale, portano in sé i germi di nuove forme di produzione del valore e delineano un nuovo modello di sviluppo, un'economia meno avida, più attenta ai destini delle persone e dell'ambiente in cui opero. In questo, diciamo, contesto, il 39% dei casi, cioè quelli delle imprese coesive, nel 2013 hanno registrato un fatturato in aumento rispetto all'anno precedente, mentre le imprese non coesive
nelle imprese non creative tale quota si è fermata ben al di sotto del 31%. Il 22% delle imprese che hanno puntato sulla coesione sociale hanno dichiarato un aumento degli occupati tra il 2012 e il 2013, contro il 15% delle altre imprese. Chi punta a fare rete con il terzo settore ha una chance in più. Proprio dove la società è più vitale si costruiscono reti di protezione sociale grazie alle quali la crisi morde di meno. Anche dove la crisi è forte, se c'è un tessuto sociale coeso e vitale e uno profit presente e attivo, ha effetti più contenuti o comunque distribuiti in maniera più equa all'interno della comunità socio-economica. Concludendo, vorrei, come dire, portare la vostra attenzione una iniziativa che il semestre di presidenza italiana ha posto all'attenzione dei paesi dell'Europa, quella di liberare il potenziale dell'economia sociale per la crescita dell'Europa. Se, diciamo, tre sono i pilastri con cui l'Europa vuole, come dire, mettere in campo un processo di nuovo modello di sviluppo, cioè la green economy, l'ITC, l'informatica technology, e la white economy, cioè l'economia sociale, noi praticamente ci sentiamo perfettamente in linea con questo processo che è in corso e per il quale noi pensiamo si possa procedere a proporre anche nei nostri territori, ai nostri amministratori, alle nostre aziende un nuovo modello di sviluppo. Grazie Maurizio, mi sembra che le conclusioni parlino da sé. Io, se siete d'accordo, chiuderei qua. Vi ringraziamo specialmente chi non avevamo incrociato fino ad oggi, le persone che si sono un po' incuriosite e sono qui con noi. Ci risentiremo presto, sia attraverso la mailing list che abbiamo creato, ma soprattutto per una serie di eventi che continueremo a organizzare, perché la partita è lunga e bisogna assolutamente giocarla tutti insieme. Ci fermiamo qua, grazie a tutti. E parte dall'altra parte, nell'altra area del Lido, tutta la questione piacere, Dionisio, peccato, Brudetto, eccetera. Quindi chi di voi vuole recuperare?